Benvenuti ad una nuova puntata di Fiori e Piante della Montagna Bellunese. Buongiorno Ettore. Ciao tesoro. Anche oggi baciati dal sole, iniziamo a guardare le caratteristiche di un fiore che ha una forma molto particolare. Esatto. Mi hai detto che è assolutamente vegetale, però sei sicuro che è vegetale? Ma certo. Si tratta, Giorgia, dell'Equisetum telmateia che vediamo qui nel filmato e che sembra proprio appartenere a quello dei funghi. Il suo aspetto infatti ricorda quello di un miceto che è facile incontrare nei nostri boschi di latifoglie e che, come ti precisavo, si tratta del Phallus impudicus. L'Equisetum telmateia è strutturato in fusti cilindrici vuoti provvisti di nodi con guaine che presentano delle scaglie acuminate di colore nerastro. Tali fusti possono essere fertili oppure sterili. I primi si sviluppano in primavera e, come possiamo vedere nel filmato, presentano una spiga apicale decorata con dischetti nei quali maturano gli sporangi. I secondi invece hanno all'altezza dei nodi delle fitte ramificazioni, tanto che nell'aspetto ricordano un piccolo alberello, o meglio la coda di un cavallo, che ha anche suggerito il suo nome volgare. Priva di frutti e di fiori, la pianta si riproduce per spore presenti sulla superficie della spiga dei fusti fertili. Mi spieghi allora qualche caratteristica di questa pianta? Certo, adesso ti spiego tutto. La pianta è alta una sessantina di centimetri ed è munita di lunghi rizomi striscianti che permettono alla pianta di formare delle colonie anche molto estese, in particolare nei siti dove l'acqua ristagna in abbondanza. Ettore, scusa, dato che assomiglia a un fungo, si mangia? Tu chiedi sempre se mai, in realtà sì, è una pianta mangereccia. I suoi germogli teneri, infatti, dopo averli mondati dalle guaine internodali, possono essere consumati sia freschi sia sott'olio. In alcuni testi di medicina popolare si legge che il nostro Equisetum telmateia ha anche delle proprietà medicamentose, è usato dagli speziali come emostatico, diuretico, cicatrizzante e perfino antireumatico. La pianta è presente in modo diffuso in tutte le regioni italiane, dalla pianura alla zona collinare, fino ad una altitudine di circa 1400 metri. Anche da noi nel Bellunese è piuttosto frequente, dal piano basale alla zona montana inferiore, in particolare nelle zone umide al margine di strade e su terreni smossi. E anche per oggi è davvero tutto, grazie per averci seguiti. Noi ci rivediamo alla prossima puntata di Fiori e Piante della Montagna Bellunese. Ciao Giorgia. Ciao Ettore.